Buongiorno ragazzi, ben ritrovati da Vincenzo. È cominciata la stagione estiva, quella dove possiamo finalmente tirare fuori le nostre due ruote. Io in particolar modo sono senza moto perché l'ho venduta e sono in fase di sostituzione. Devo trovare la degna erede della mia gloriosa Speed Triple. E cominciamo da un bicilindrico. Ho selezionato quattro moto, per questo oggi cominciamo dalla BMW F900R, come potete vedere. Siamo ospiti della BMW Motorrad di Via dei Missaglia 89, che ci ha gentilmente concesso la moto in prova, perché adesso ragazzi è difficile trovare anche moto da provare, non ci sono moto, c'è lo stesso problema che abbiamo riscontrato per le autovetture. Quindi partiamo da questa e le prossime tre, ne ho individuate ben quattro delle papabili, e vi invito a iscrivervi al canale per scoprire quali saranno. Beh, le porterò in prova, farò di tutto per portarle in prova tutte e quattro, confrontarle e decidere alla fine quella che sarà la degna sostituta. Partiamo da questa, adesso ce l'abbiamo a disposizione e ce l'andiamo a vedere un attimino. Allora, questo è un 900 bicilindrico in linea, è una moto molto bella e vi posso dire, non conoscevo questo modello di BMW, mi è stato suggerito da alcuni amici. È una moto che parte da 9.200 euro, ovviamente come tutti i prodotti BMW può essere arricchita con un catalogo di accessori pazzesco. Ecco, come vedete questo fa parte del pacchetto Touring insieme alla predisposizione per il navigatore. E abbiamo poi il controllo ESA sulla sospensione posteriore, controllo quindi elettronico della sospensione posteriore, regolabile dal nostro manettino qua sul manubrio. Moto che pesa 211 kg a pieno e devo dire che adesso l'ho fatto qualche chilometrino, dopo la vedremo insieme, è una moto che si sente bene. Io diciamo do molta importanza al peso, sia per quanto riguarda ovviamente la manovrabilità, anche per quanto riguarda gli spostamenti in box, perché tolgo la macchina, metto la moto, insomma ho sempre bisogno di spostarla manualmente e il peso fa la sua importanza. Devo dire che questa si sposta bene, diciamo rientra nella categoria della mia vecchia Speed. Altezza della sella 815 mm, ho l'impressione che questa sia un po' più bassa di quella originale, adesso lo verificherò quando ritorno in concessionaria. Comunque sella che possiamo ordinare sia più alta che più bassa di quella standard, c'è anche la sella comfort, insomma ragazzi qua c'è davvero l'infinità di accessori da scegliere. Io personalmente nella configurazione che ho fatto ho scelto il quick shift, quindi il cambio elettroattuato che potete vedere, che vi dà la possibilità di cambiare marcia senza utilizzare la frizione sia in salita che in discesa, e ovviamente il faro Pro Light che ha anche la funzione cornering, quindi andrà a variare diciamo l'angolazione del fascio a seconda della direzione che la moto avrà, della direzione che avrete scelto per effettuare la curva. Quindi questa è una cosa molto importante per la sicurezza, specie quando si guida di notte. Serbatoio, ha un bel serbatoio, ci si sente inseriti dentro una volta che sarete diciamo in sella. Serbatoio da 13 litri più 3,5 di riserva, e adesso poi verificheremo un po' quali saranno le percorrenze medie, quindi giusto per capire, questo tipo di serbatoio non è grandissimo, ovviamente è una nuda e quindi non occorre diciamo avere un serbatoio da GS per fare tanti chilometri. Comunque il bicilindrico dovrebbe consumare abbastanza bene, mi viene da pensare che le percorrenze siano comunque interessanti. Questa è la versione R, c'è anche in declinazione XR che è praticamente la sorella con il cupolino tipo crossover, più adatta diciamo ai trasferimenti, a chi fa strada, viaggia e cose del genere. Io ne farò un utilizzo prettamente cittadino e qualche scampagnata qua là, quindi diciamo la nuda per me è la moto, è la soluzione ideale. 105 cavalli di potenza, abbiamo anche la versione per neopatentati, per la patente A2, che scende a 48, nel momento, chiaramente riconvertibile poi a piena potenza, ma nel momento in cui andrà riconvertita la potenza si fermerà a qualche cavallo in meno, quindi sappiatelo. Cerchi
da 3,20 con pinza Brembo, 4 pistoncini pinza radiale Brembo. Abbiamo il 120 70, sul cerchio 17 all'anteriore e un bel 180 equipaggiato con gomme Bridgestone al posteriore e disco da 260. Lo scarico non è malaccio per quello che si vede in giro, adesso ci sono scarichi che sono davvero scandalosi, quindi diciamo l'aftermarket è assolutamente d'obbligo. La moto comunque, come vedete, questa non è la mia colorazione, io ho scelto la colorazione classica BMW bianca, la versione sportiva, adesso non ne ricordo il nome, comunque anche questa è discreta. Quella che ho scelto io diciamo è decisamente migliore. C'è una panoramica, questa è la sella. Ecco, questo è lo schermo TFT, ovviamente qua vi faccio vedere, abbiamo anche il keyless, quindi questo fa parte di uno dei pacchetti, abbiamo il pacchetto Active, Comfort, Dynamic e Touring. Schermo TFT da 6 pollici e mezzo dove potete avere tutte le informazioni, vedete qua io sto commutando il controllo ESA, poi ci sono davvero un sacco di funzioni qua, bisogna scrollarselo tutto e cercare di capire quello che abbiamo a disposizione. Comunque vi posso garantire che sotto il sole, la luce diretta del sole, il TFT si vede benissimo. Qua siamo sotto la luce diretta e peggio di così non si potrebbe fare. Comunque questo appunto è il nostro pacchetto keyless, quindi avete la chiave in tasca, non avete la necessità di inserirla da nessuna parte. Questo è il supporto per il navigatore, ovviamente fa parte degli optional, manopole riscaldate. E questo è il rotellone per controllare poi tutti i menu. Qua abbiamo le manopole riscaldate, come vedete, per chi ne fa un utilizzo invernale. Questo credo sia il cruise control, quindi adatto per chi fa un po' di autostrada, non vuole rimanere con la manetta inserita. La moto è rifinita bene, devo dire ragazzi, non conoscevo il prodotto e per 9.200 euro di partenza, ripeto sempre di partenza, mi sembra un buon acquisto. Vi faccio presente una cosa, io ho girato altri concessionari di altri brand, non ve li spoilerò perché voglio che ve li veniate a guardare poi. BMW è l'unica, non lo faccio, non è una marchetta, non mi passano niente, vi posso garantire, è l'unica che mi ha garantito lo sconto sul prezzo finale. Faccio presente Yamaha mi ha girato praticamente il costo di listino dicendo che non ci sono moto, di conseguenza se la volete è così. Bah, vabbè, prendiamola per buona. E adesso andiamo a provare un attimo per strada e vediamo le sensazioni di guida, perché un conto è vederla e un conto portarla a passeggio. Mettiamoci il casco, il nostro mitico ARPA, guanti e via. Bene, siamo pronti per partire per il nostro giretto, accendiamo, casco nostro ben in testa, sentite come romba, guanti sempre ragazzi, basta una scivolata e vi rovinate le mani, pronti? Allora, quello che vi posso dire è che in movimento la moto è più leggera di quello che vi aspettereste. Merito anche della posizione abbastanza bassa della sella, me la sarei aspettata un filo più alta e in effetti questa moto non carica sugli avambracci, quindi potrete guidare abbastanza in maniera rilassata, ecco, non è una moto forse diciamo adatta a chi fa un impiego proprio corsaiolo di una nuda, ecco, non è per dire una Tuono, non è la versione R della sempre di casa BMW, la 1000, ma è una moto diciamo molto più comoda. Fantastico il quick shift, cambiare senza frizione è una soddisfazione totale, ripeto ragazzi, a me ricorda proprio la prima impressione il primo utilizzo del cambio automatico.
Motore che non frulla, non vibra per merito dei due alberi. Sentite come. Sentite il sound del. Simile a un V stretto dato dalla fasatura a 270 gradi. La coppia c'è, cioè si sente. E non vi invita ad andare oltre i 6500 giri, che è il valore di coppia massima, perché chiaramente non ha senso spingere queste moto oltre questo valore. Il bicilindrico è meglio guidarlo con la coppia dei bassi, perché tale è la sua prerogativa. Ma davvero mi sembra di avere in mano una bella piuma, merito forse anche delle gomme. Ecco ragazzi, una cosa che vi dico: quando si parla di assetto della moto, tenete conto anche delle coperture che monta, perché la forma delle coperture fa tanto. Io sono un dunlopista da sempre e Dunlop mi ha abituato ad una forma molto, molto appuntita, quindi a rendere molto reattiva, molto leggera di fatto nell'utilizzo la moto. Quindi vi sembrerà di avere una moto che pesa qualche chilo in meno, e non è poca cosa. Oltre, diciamo, a garantirvi le Dunlop un'aderenza sempre sincera e totale. Io le uso da 25 anni. Questa in particolare calza delle Bridgestone di primo equipaggiamento. Se non ho capito male, potrebbe essere che possa essere calzata anche con altre gomme, quindi diciamo lì dipende un po' da quello che vi capiterà sotto mano al momento. Il sound c'è, onestamente, ma uno scarico aftermarket è sempre, secondo me, ben consigliato, perché specie il bicilindrico con un bello scarichino dedicato può suonare sicuramente bene. Adesso verifichiamo anche la frenata, ovviamente qua, ragazzi, come pinza. Abbiamo anche l'ABS, in questo caso ABS Pro. Frena, e d'altra parte non potrebbe essere diversamente con due dischi da 300, da 320 più le pinze radiali, ovviamente. Molto godibile in città questa postura, e in effetti è quella per cui diciamo la moto è chiamata, diciamo, ad essere utilizzata. Almeno io parlo del mio caso, il mio utilizzo sarà prettamente cittadino. Ecco, anche le buche e le asperità sono digerite bene. Qua abbiamo anche il discorso del controllo della sospensione dell'ESA tramite il manettino, che va ad indurire o a rendere più morbido, a seconda delle condizioni di utilizzo, la sospensione posteriore. Quindi capite quanto BMW sia attenta al comfort totale. Quindi, come vi dicevo prima, abbiamo quattro pacchetti di allestimento nei quali troverete le accessoristiche, diciamo, deputate a quei tipi di pacchetti. Poi si possono anche aggiungere e incrociare diciamo i vari pacchetti. Io, se posso darvi un suggerimento, inserirei sicuramente il quick shift. Poi ci sono ovviamente l'ABS Pro, ce ne sono davvero un'infinità. Io sul quick shift, da un corsaiolo che sono, mi sento di consigliarvelo tranquillamente. Ovviamente anche il discorso del keyless, molto comodo non dover inserire la chiave di volta in volta. Bene ragazzi, siamo giunti a destinazione, è finita la prova con la nostra 900R. Ringraziamo ancora BMW Motorrad per averci ospitato, e fatemi sapere cosa ne pensate, le iscrizioni al canale per le prossime uscite, e mi raccomando anche un bel like e un saluto da Vincenzo. Ciao ragazzi!